Ciao ragazzi, benvenuti ancora a un nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video, un po' diverso dal solito, ma il capoccia c'ho. Ragazzi, nel frattempo vi chiedo intanto scusa per l'assenza sul canale da quasi una settimana, dai, una settimanella quasi. Perché mi sto occupando di cose veramente belle e serie, sempre per il canale. Sto portando delle modifiche a livello proprio visivo, sto portando delle modifiche a livello comunicativo, magari cerchiamo di far ripartire per bene il canale, perché quando ovviamente quando c'è un po' di stallo, poi le feed non partono, la gente si disinteressa, eccetera eccetera. Quindi io confido in voi, iscrivetevi al canale, premete sulla campanellina e lasciate un po' di like. Voi lasciando like sul canale fate in modo che YouTube dica: ah, questo canale piace, quindi mandiamo le notifiche. Le soldi non serve a nulla, serve piuttosto a questo. Oggi vi farò vedere la mia giornata in radio. Sapete benissimo che tutti i mercoledì vado da M2O, che vado in diretta FM, dalle 14 alle 16, insieme a Provenzano DJ, René La Bulga, Don Cash, Danny Omic, Evangelisti e tantissimi altri, dei social ladies, eccetera, eccetera. Nel frattempo, ragazzi, vi farò vedere cosa faccio quando vado lì. Cazzo. Però va bene, ci vediamo fra poco, vado a prendere la macchina. Allora, sono arrivato in zona Eur, praticamente sta proprio sulla Cristoforo Colombo, la radio M2O. Noi siamo a Capri, passiamo per le scale di sicurezza. Ci sono gli ascensori però. René, Mariolina, Don, Provenzano. Provenzano DJ. Brazzo Crew. Allora, tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Allora, adesso andiamo a mensa. Vai a mensa che andiamo a mensa. Dobbiamo assolutamente bere un caffè. Ha detto che c'è la porta specchio. Hai rischiato, no? Hai rischiato di brutto. Questa è... Non posso mangiare, sto a dieta purtroppo. Quindi c'è insalata. È così ragazzi, solo questo ho preso. Con yogurt magro, bottiglietta d'acqua. E una per berla solo. Tu ti sei preso solo il cappello oggi? Vado a Provenzano che si mangia la zuppetta. Che fai, di zuppetta? Vai oggi. Sì. Devi tenere in forma? I soldi di donne, il cash di donne. È Don Cash, vedi? Qui c'è l'altra parte della cricca. Diventiamo famosi? Addirittura. Tutto. Ciao. Ma scusa, no. La risata del web. Grazie, amico. Ma di chi è questa? Da Merigo. Ah, due te ne sei presa, una te la mangi. Lui è Danny Omic, è colui che sta dietro la console. È lui. Ciao Danny Omic. Ciao. Salve. Salve. Ciao. Allora, la parola del giorno è banana. Poi banana e Miami. Ah, ok, quindi troppa gnocca qua dentro. Aspetta, non ho capito, che fine fai? Mi chiami o non mi chiami? Liana va a Miami. Ma non lo so, guarda come si fa. Te lo dico da italiano, due banane, ma per Provenzano e vieni dietro come effetto fibra, nel senso che alla fine c'ho banane come un mitra e non lo sai, questi chili di flow. Piacere Don Cash, Provenzano e M2. Oh! Ma vieni dietro sempre con banane. Certo. Vabbè. Allora, appena partita la diretta in radio, tra poco mi toccherà andare di là e nel frattempo siamo qua così, perdendo un po' di tempo, ci sta Evangelisti dietro che balla. Lasciate un like. Allora, forse tocca a me. Adesso vediamo un po'. Ciao. Ciao. Entriamo qua. Cosa sta succedendo in tutta
Eccolo Danny. Questo disco straordinario, Don Cash non è il mio, quindi vorrei sapere tutto in questo momento. Ok, intanto ringrazio ufficialmente Provenzano DJ e che rende la pulga da Milano. Per uscire totalmente dal suo spazio di comfort musicale e trasferirsi integralmente nella hip hop culture. Childish Gambino, questo è il nome. Ti ricordo che nella prima puntata di Music Zone di quest'anno tu mi hai dato come parola The Future. Eccoci ragazzi, fra poco tocca a noi. Insieme a Juicy J e James Arthur, si chiama You Can Cry ed è il nostro future anthem scelto da Provenzano. Ma attenzione, perché nella puntata Socializer non poteva mancare il nostro super Brazzo Crew. Brazzo Crew, ciao René, ciao a ciao. Tutti. Ciao Brazzo, ma perché quando dite tutti quanti ciao René, ciao a tutti? Cioè io non mi chiamo tutti, mi chiamo Don Cash. Ciao. Vabbè, stai qua, ti ho salutato 10 volte. Ho capito, permalosa. È permalosa la donna. Stai zitta pazza. Ti volevo dire che in diretta i nostri amici non lo sanno, quindi non è che lo sanno che siamo stati fuori a mangiare la carne fino adesso. No. Come stai, Brazzo? Bene, bene, bene. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Senti, oggi stiamo parlando del tema Socializer, come se il social fosse un supereroe che si occupa della gente, quindi chiamiamolo Socializer. Cosa fa di buono il social per le persone? Tante cose, soprattutto su YouTube, su Instagram, su Facebook, eccetera. Per esempio ci sono le campagne contro il cyberbullismo. Wow. Le campagne di beneficenza. Di beneficenza, soprattutto. Ecco, un tema che mi piace è il cyberbullismo. Che cosa mi racconti a proposito di questo? Perché io quando ero ragazzino ero basso e grasso e venivo bullizzato, poi ne sono venuto fuori cercando nell'hip hop. Esatto, la differenza anche tra il bullismo no, anni 80-90 e questo cyberbullismo di cui si parla tanto ma nessuno in realtà ci spiega in che cosa consiste esattamente. Ma succede che per noi, per esempio, parlo comunque in prima persona, io da personaggio pubblico tra virgolette posso essere anche d'aiuto a dei ragazzi che mi seguono. Ti è successo qualcosa? Mi è successo una cosa, una ragazzina di 13 anni, una mia fan, che mi ha chiesto letteralmente aiuto tramite direct di Instagram, dove mi parlava di essere bullizzata a scuola eccetera e voleva parlare con i genitori. Non voleva parlare con i genitori, io gli ho consigliato di farlo. Ah, e l'hai seguita passo passo? L'ho seguita passo passo finché un giorno mi ha scritto: guarda, sto andando a parlare con i miei e ha detto vai in bocca al lupo, ti aspetto, aggiornami. E lei dopo un po' è ritornata, ha detto che ha pianto tantissimo, i suoi genitori hanno preso una, come si posso dire, una decisione un po' più drastica, nel senso che hanno cambiato scuola. Hanno fatto bene. L'hanno tirata fuori da quel social e l'hanno messa in un altro contesto, un altro sociale contesto. Dover iniziare da zero. Brazzo, se la ragazza ti avesse chiesto di parlare tu con i suoi genitori, perché magari sai, essere bullizzati è un tema molto delicato perché scattano una serie no di reazioni, tra cui la vergogna, il fatto di sentirsi inadeguati, sbagliati, ed è per questo che in qualche modo si viene presi in giro. Tu parleresti con i genitori di qualcuno in difficoltà? Sì, è una responsabilità molto grande. Io lo farei, ma diciamo che non è il mio compito, no? Il mio compito è quello di far divertire, quello di intrattenere, ma in alcuni casi vedo che, perché spesso magari ci sono anche dei ragazzini che cercano di inventarsi storie pur di attirarti l'attenzione. Certo. Ecco, esatto, guarda. Quindi uno deve stare attento anche a questo, quindi non è semplice. Esatto, questo è uno dei temi che stavamo discutendo a microfoni spenti, nel senso capita a volte che ci siano degli haters che vengono sulla tua pagina per insultarti, poi magari hanno la botta di fortuna che tu gli risponda, mi è successo proprio ieri, sì. E questo diventa magari un tuo fan che ti inizia a scrivere, a seguirti, perché da lì in poi voleva soltanto attirare la tua attenzione insultandoti. Sì. E le Iene stanno facendo anche grandi servizi su questo. Infatti. Capita al contrario che magari arriva un tuo fan, ti scrive, tu non gli rispondi e si trasforma in un hater. Anche, è vero, ma purtroppo quando hai tanti follower, tanti iscritti, non sempre riesci a rispondere a tutti. Va bene, Brazzo, guarda, grazie veramente perché è stata una parentesi molto interessante. E parlatene ragazzi con i vostri genitori, se non riuscite con i vostri genitori, con i vostri insegnanti, se no con i vostri amici, però parlatene, questo è il segreto. Grazie Brazzo, grazie. Settimana prossima seguitelo sui social come Brazzo Crew, Instagram, YouTube e un po' dovunque nel net. Ok, finito qua, corriamo di là. Come procede lì? Bene, tutto perfetto. Oh, yeah. Abbiamo 2 minuti, quindi parti subito. Dai, buon lavoro. Dai, grazie. Eccoci. Quella rotta. Ragazzi. C'è chi non è professionale e chi è un vero professionista. Siamo tutti blu. Non potevo dirlo che oggi la parola è statura da bidello. Eccoci. Quando non mi credo, io rimango fermo e non fa l'autotelo. Taglio la testa
che manco a dita. Quello che tocco è oro, è mila. Mi dai del vecchio, resta la guida. Tanto te ne soprani 2000. Mi dai Shiro, che ne Shiro. Non arrivi, non ti prendi in giro. Prendi cosa sulla credenza, che tu spacchi è pura credenza. Tanto per dire, ma te chi ci pensa? Faccio freestyle, parte la dance. Tipo all in, you're rolling. Io rappo e tu voli. Questo è, ragazzi, si viene qua, si balla, si fa l'intervista, si parla di cose serie, si sta in mezzo a gente belle e questo è. Quindi tutti venerdì, soprattutto, soprattutto ci si godono gli ospiti, vediamo. Certo. Raga, Dr. J, DJ Con, ci vediamo dopo insieme alle nostre social ladies, Provenzano DJ, questa è M2O. La giornata su M2 è finita anche la batteria. Salutiamo il nostro amico Evangelista. Dove sta? Eccomi qua, ecco qua, non rosso. Vedo. Ciao. Tutte le blonde. Ciao. Mazza quanti, ma un sacco di bionde ci sono. Oggi le blondi. Ecco. No, è vero, ecco. Ciao Gri, ciao a tutti. Ciao Maddy. E niente, ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like e ci vediamo al prossimo video. Dai. Mamma mia, mamma mia.